Chiara Ferragni è una delle influencer più importanti del mondo. Con 13 milioni di follower, il suo profilo Instagram, l'app utilizzata per condividere foto e video, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli internauti di tutto il mondo. La Ferragni sponsorizza vestiti, sponsorizza le sue mete, i suoi viaggi, perfino il suo privato. La sua vita sui social fattura 25 milioni di euro all'anno ed è per questo che è diventata un'icona per tutte le aspiranti blogger, anche foggiane. Se su Instagram digitassimo Foggia verrebbero fuori 277.000 foto, se digitassimo influencer 5,7 milioni, se digitassimo uno degli hashtag più frequenti, InstaGood, avremmo quasi 800 milioni di risultati. Per questo Instagram non è soltanto un gioco o una app, ma una fonte di reddito per la Ferragni, così come per le influencer foggiane. Enrica è diventata influencer per caso, lavora nel mercato degli eventi e delle risorse umane e per lavoro abitualmente gira il mondo. Le foto delle mete visitate sono piaciute sempre di più. Oggi Enrica ha 23.000 follower, persone che quotidianamente guardano le sue foto. E le aziende di cosmesi e le aziende di abbigliamento puntano su di lei e sul suo seguito per pubblicizzare i propri prodotti. In realtà, in maniera accidentale, da circa un anno il mio profilo Instagram è cresciuto tantissimo. Molti seguono il trend dei viaggi e allora nel momento in cui ho iniziato a postare le foto dei miei viaggi, non solo di lavoro ma anche di svago, il profilo è diventato più interessante. Quando ho capito che il profilo stava crescendo, ho cominciato a curare meglio anche la qualità delle foto, la scelta dei colori, tutta una serie di accorgimenti, soprattutto poi con gli hashtag per l'algoritmo di Instagram, che aiutano ad indicizzare meglio i contenuti. E vedi, c'è un insight che racconta dei dati del nostro pubblico. Quindi, per esempio, la cosa interessante è che nell'ultima settimana io ho avuto un incremento di 226 follower e il pubblico è molto equilibrato, perché vedi, ho 55 uomini, 45 donne. Questo è un dato importante per le aziende che vogliono affidare ad un influencer la promozione di un prodotto o comunque del proprio brand. Succede che ormai quotidianamente ci sono delle aziende che mi scrivono chiedendomi di potermi omaggiare dei loro prodotti, oppure in alcuni casi abbiamo fatto proprio delle collaborazioni studiate, anche remunerate, con linee di abbigliamento, di cosmetica. Si guadagna. Sì, c'è possibilità di guadagnare. Le aziende oggi hanno ridisegnato completamente il modo in cui fanno marketing e pubblicità, quindi per fare il product placement, per promuovere il brand o il prodotto attraverso le foto di queste persone che sono molto seguite sui social. Secondo me le foto, per avere successo, devono essere vere, devono raccontare la quotidianità, devono raccontare i bei momenti, non essere eccessivamente impostate. Senz'altro è importante curare un pochino i dettagli, ma bisogna essere veri e spontanei. Questo è importantissimo perché la rete lo capisce. Alcune persone mi scrivono: ah, sembri sempre troppo pettinata, vestita sempre bene, abbinata, ma come fai? In realtà io sono così nella vita reale, lo sono sempre stata fin dall'adolescenza, quindi non devo sforzarmi di esserlo. Allora, alle persone piace la spontaneità. Enrica, possiamo vedere cosa succede appena posti una foto? Sì, certo, assolutamente. Dunque, postiamo intanto la foto che ci siamo fatte io e te. Allora, proprio perché dicevamo la spontaneità, non mi piace esagerare con i filtri, quindi vado solo un pochino a migliorare questi piccoli accorgimenti, vado ad aggiustare un pochino le luci, ci taggo perché siamo belle. La cosa migliore è intanto inserire degli hashtag pertinenti con quello che stiamo facendo. Non scegliere più quelli che hanno milioni di utilizzi, ma invece gli hashtag rari, dove è più facile salire ed essere indicizzati fra i 9 post più popolari. Se un post nella prima mezz'ora supera i 100-150 like, comincia a diventare tra i più popolari nei trend che abbiamo utilizzato con gli hashtag. Per esempio, vediamo quello che sta succedendo alla nostra foto. Ecco, siamo a 54 davanti ai tuoi occhi in 6 minuti.
lo rifacciamo fra 10 secondi, probabilmente saremo a 70-75, quindi è chiaro che con questa velocità, avendo tanti follower, i miei post continuano a salire, quindi questo incremento aiuta poi tutto il resto dei miei contenuti. C'è chi invece, come Antonella, non ha mai avuto dubbi sulla strada da intraprendere. Quasi 41.000 follower ed anche in questo caso il seguito virtuale è diventato una platea commerciale per le aziende. Antonella posta le sue foto su Instagram indossando vestiti di importanti boutique e guadagna. Da un paio d'anni, in maniera più professionale, hanno iniziato a mandarmi dei prodotti da testare. Io posto ovviamente video e post raccontando, descrivendo il prodotto. Le persone che mi seguono mi contattano dicendo magari è buona questa cosa, oppure questo brand l'ho già sentito ma secondo te ne vale la pena, non vale la pena, quindi magari io do anche consigli al riguardo. I prodotti che ti mandano di che genere sono? Partiamo dal genere alimentare, all'abbigliamento, lenti a contatto, qualsiasi genere. Che cosa c'è dietro una foto? Ho anche fotografi a disposizione, loro mi fanno degli scatti, loro sfruttano la mia pubblicità per farsi pubblicità. Hai uno staff che cura le tue fotografie? Sono delle persone molto professionali che mi curano il profilo da un po' di tempo. Il profilo è diventato più professionale, quindi ci si sente anche più tutelati. Si guadagna? Sì, si guadagna, che più aumentano le sponsorizzazioni, più aumentano i guadagni. È questo che vuoi fare da grande? In realtà sì, anche se lo vedo come un lavoro secondario. Si guadagna a posto dai 150 ai 260, poi dipende dal numero di follower che hai. Posto ogni giorno almeno una foto. Ci sono persone che comprano i follower, però le aziende se ne accorgono. Mi sono informata guardando le altre blogger. Ci sono anche gruppi di like scambio. Mi inseriscono in questo gruppo dove ci sono altre 10 persone o 15 persone. È un gruppo di supporto like. Quando io pubblico una foto, queste 15 persone mettono mi piace sulla mia foto e io faccio lo stesso. Non vado più a fare shopping perché sono proprio piena, strapiena di vestiti. Però non riesco più perché ho tutto in realtà. Instagram è la piattaforma più utilizzata per sponsorizzare e sponsorizzarsi. Per questo le aziende hanno deciso di abbandonare l'idea dei volantini, hanno deciso di abbandonare l'idea delle sponsorizzazioni sui giornali, sulla carta stampata e hanno virato sui social, hanno virato sugli influencer, ossia i famosi di Instagram. Per questo oggi sembra improbabile per un'azienda affrontare una strategia pubblicitaria senza far riferimento a questi influencer. Stiamo intrecciando dei rapporti con quelli che ora sono gli attuali giornalisti, quindi blogger, influencer, tutta questa nuova cerchia di persone che fanno marketing. Io ho cominciato facendo recensioni, aprendo il mio canale YouTube che si dedicava proprio a review di cosmetici e poi sono passata dall'altra parte della barricata. E conosco molto bene persone che fanno questo di mestiere. Noi aziende siamo o diventeremo clienti di questi blogger e influencer. Come scegli un influencer? Personalmente io, sulla base della mia esperienza, so che nel momento in cui un mio prodotto non va bene, loro piuttosto non lo sponsorizzano e quindi hanno un minimo di serietà nei confronti della gente. Io invio i miei prodotti alle blogger, non a tutte le richieste, ho quasi 20 richieste al giorno di persone che purtroppo spesso si improvvisano. Loro li provano e se lo ritengono opportuno pubblicano la loro recensione, fanno il loro articolo. Personalmente io omaggio i miei prodotti, però so di dinamiche che oltre ad inviare il prodotto ovviamente pagano recensioni, pagano video e hanno proprio dei contratti, c'è proprio il tassametro, quanto costa un post, quanto costa un video, quanto costa una recensione, in funzione dei follower. Con quanti influencer tu hai a che fare? Una decina. Pensi di mettere nella tua azienda un capitolo di spesa per questa pubblicità? Sicuramente sì, perché è un nuovo modo di fare marketing. Ma non esiste soltanto Instagram. Il fenomeno dell'influencer infatti è partito su YouTube. È qui che è nato, quando i cosiddetti YouTubers hanno iniziato a registrare tutorial su ogni argomento, iniziando a raggiungere comunità di ogni tipo. Oggi il fenomeno ha raggiunto proporzioni importanti. In principio era Clio Makeup, dopo di lei orde di beauty blogger si sono riversate sul tubo, raccontando la loro quotidianità e anche qui sponsorizzano e recensiscono i prodotti. Come Susanna, foggiana trapiantata a Modena, che ha aperto un canale YouTube nel 2011. Dopo poco le aziende hanno iniziato a mandarle i loro prodotti. Le aziende hanno iniziato a contattarmi più o meno
un annetto circa o due dopo l'apertura del canale. Ho impostato subito la mail per eventuali contatti e sponsorizzazioni. Grazie alla partnership che ho con YouTube, sì, c'è un minimo di guadagno, ma ovviamente dipende tanto dalla grandezza del canale e da tutto quello che c'è dietro, quindi dalle varie interazioni, commenti, like, non like. Mi inviano prodotti da testare, testo siti di shopping online, quasi tutto però inerente al beauting e allo shopping. Come funzionano le collaborazioni? Si riceve una mail da parte dell'azienda o del sito in questione. In realtà io ho sempre fatto collaborazioni con aziende che mi hanno sempre lasciato libera di decidere le tempistiche della realizzazione del video, se volevo o meno registrare il video, ero libera di esprimere opinioni sia positive ma anche negative. Non ho mai fatto collaborazioni con aziende che mi dessero delle restrizioni vere e proprie. Il rapporto con i follower è molto importante, sono i primi a farti capire se il tuo canale sta andando nella direzione giusta. È molto bello perché si crea quasi una sorta di piccola famiglia. Monetizzare però non è così semplice. Oggi la smania di diventare famosi sui social e di diventare influencer ha portato ad una serie di operazioni fai da te da risultati molto scarsi. Al contrario, invece, c'è chi dei social e della rete ne ha fatto una scienza esatta. Gianluca Di Santo è un creative designer, ha collaborato con artisti come Checco Zalone, con Imodà, con Pio Amedeo e un guru dei social come Marco Montemagno. Nel suo studio di Foggia imbastisce piani marketing per sbarcare sul web. In realtà oggi le aziende arrivano qui con le idee più o meno chiare, vengono con delle richieste ben precise. I social sono degli strumenti, quindi per fare delle attività, della pubblicità online, bisogna pianificare prima una strategia. Facebook oggi lo utilizzano tutti, ma è uno strumento. Saperlo utilizzare, utilizzarlo con un'efficacia maggiore attraverso dei testi, dei visual, dei video, è quello che, ecco, che fa la differenza poi di un contenuto che funzioni più o meno. Quali sono gli errori comuni in una campagna marketing sui social? Pubblicare dei contenuti non utili, non interessanti, perché gli utenti hanno pochissimo tempo, vogliono fruire il loro newsfeed velocemente e quindi quando un argomento non è interessante viene saltato automaticamente e quindi sono dei contenuti che non hanno valore. Quali sono le caratteristiche che attirano l'attenzione? Oggi sui social il video è una tipologia di contenuto che ha la priorità. La nuova TV è lo smartphone. E riuscire oggi a prevedere quello che può accadere tra 3 mesi, ma anche tra 1 mese, è davvero difficile. Bisogna solo fare molta attenzione, guardare un attimo quello che fanno gli influencer. La ricettività delle aziende della Capitanata, appunto, rispetto ai social. E oggi le aziende rispondono bene sui social, anche perché testare delle strategie è molto più facile ed economico rispetto a una decina d'anni fa con l'offline, dove gli investimenti erano molto più alti. C'è chi invece, come Francesco Ippolito e Francesco Liscio, ha deciso di monetizzare la marea di seguaci con merchandising di una pagina Facebook satirica. Prendendo in giro i protagonisti di Un giorno in pretura, i due ragazzi hanno iniziato a vendere le magliette dei loro beniamini che venivano fuori proprio dai processi, cosa che è molto piaciuta agli oltre 400.000 fan virtuali. Quasi quasi io voglio far sapere a tutto il mondo di questi processi famosi che riguardano ovviamente il programma televisivo di Un giorno in pretura. Più che altro il lato trash dei procedimenti giudiziari, e questo ha colpito molto tutti gli utenti di Facebook, che hanno fatto sì che la pagina crescesse a dismisure. E dopo 1 mese abbiamo visto che le cose stanno diventando grandissime e abbiamo deciso di provare a monetizzare la situazione che si era venuta a creare. E le uniche entrate che abbiamo ricevuto derivano da questo merchandising. Noi abbiamo creato uno store online, abbiamo messo online dei disegni che vengono stampati su queste maglie che poi vengono ordinate da tutti gli utenti. Su queste maglie ci sono dei disegni satirici con alcune frasi che piacciono al pubblico di Un giorno in pretura. Abbiamo realizzato cover che costano di meno delle tazze, sempre molto simpatiche, che piacciono al grande pubblico. Quindi, venendo sulla vostra pagina, troviamo in chiave grottesca tutto ciò che succede nelle aule giudiziarie. Esattamente, in chiave grottesca, ma a volte comunque diamo degli spunti per poter riflettere a livello giuridico. All'inizio pensavamo di poter raggiungere qualche migliaio di like. Quanto produce il mercato delle t-shirt, ad esempio? Abbastanza bene, siamo arrivati a produrre qualche migliaio di euro da quando abbiamo aperto il nostro store online. E tra chi ci è riuscito a diventare un influencer e chi invece ci sta provando e chi invece non ci riuscirà mai, siamo diventati tutti parte dell'esercito del selfie. Siamo l'esercito del selfie.
manchi, mi manchi in carne ed ossa.